Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi, anche per Pasquale Mazzocchi sta per arrivare una grandissima occasione. Ovvero il treno della Big che lotta per vincere qualcosa di importante. L'esterno destro della Salernitana, ed anche della Nazionale, è entrato prepotentemente nel mirino della squadra che sta facendo di tutto per averlo già a gennaio. Il classe 95 non ha preso parte agli ultimi impegni dell'Italia di Roberto Mancini. Contro l'Albania è rimasto in campo ad osservare la vittoria dei compagni di squadra. Non è partito per l'Austria visto che ha rimediato un problema muscolare. Il suo ritorno in campo è previsto per il 2023, decisamente per tutti visto che c'è lo stop per via del mondiale, ma il suo motivo è diverso. La notizia di questo stop, però, non ha impedito assolutamente alla Big di puntare forte su di lui. Le sue prestazioni stanno convincendo e non poco, Mazzocchi, la grande occasione arriva anche per lui. Pasquale Mazzocchi ha chiuso il suo 2022 con un infortunio. Poco importa visto che per lui è stato un anno che non potrà dimenticare affatto facilmente. Ed i motivi sono troppi ed allo stesso tempo importanti. A gennaio il trasferimento dal Venezia alla Salernitana, con i lagunari non riusciva a trovare lo spazio che avrebbe voluto. Un modo per stare un po' vicino ai suoi familiari, di Barra, provincia di Napoli, ed anche dimostrare alla dirigenza veneta che hanno fatto un grave errore a mandarlo via così facilmente. Con i Granata esplode definitivamente e dimostra di meritare ampiamente la Serie A. Lo fa con grandi prestazioni, conquista la salvezza ed anche l'apprezzamento di Mancini che lo convoca in nazionale e lo fa esordire per pochi minuti in Nations League. Un grande momento per lui che spera di continuare così. Se lo facesse anche con un'altra maglia, ipotesi assolutamente da non scartare. Mazzocchi, la Big fa sul serio, assalto a gennaio, il calciomercato invernale si sta avvicinando sempre di più. Sì che adesso è periodo di mondiale, ottima vetrina per i calciatori in Qatar, ma con la pausa dei campionati è difficile non pensare alle trattative di mercato. Tra i nomi più discussi troviamo proprio quello dell'esterno napoletano che entra nel mirino del Napoli. Non si tratterebbe affatto di un mistero che la dirigenza partenopea mostri interesse verso il calciatore. Non sarà affatto semplice convincere i Granata che per il suo gioiello potrebbero chiedere anche sui 15 milioni di euro. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.